Salve a tutti ragazzi e benvenuti da Scive, questo nuovo video di Border. Porca di quella vacca di Borderland 3. Scusate, purtroppo il gioco fatto così bene, teletrasporto, che porca troia, si può far vedere un cazzo. Se mi sposto si teletrasporta. Vabbè, ce l'ho fatta. Dove sono passato? Sono passato prima che si teletrasporti. Mi tocca far così, c'è niente da fare. Non... Se spingo qua, mi teletrasporta. Vabbè, niente, devo farvi vedere così. Sono passato da qua, ho fatto tutto il giro di qua, ho fatto il giro di qua, ho fatto il giro di qua, poi sono andato di qua, sono andato qua nel ponte e sono andato verso di qua. Purtroppo non posso farvi vedere diversamente perché il gioco è fatto così bene che mi odia. E quindi sì, vabbè, andiamo su, vediamo come fare. Andiamo in questa zona qua, che così abbiamo il teletrasporto, non ci dobbiamo più pensare. Jacob's Estate, benissimo, vediamo un po' come fare. Non ha resistito. Non mi sorprende, cacciatore. La vostra lealtà è sempre in vendita. Vieni alla villa e avrai i tuoi soldi. Proprio. Salve, c'è una cresta. Oh, salve. Fammi sentire. Certo. Sono Sbrons e so che lo sei anche tu. No. Per questo te ne starai buono e mi lascerai dire la mia. Arriva, La mia, dico. Non sono quello giusto, Monty. Non lo sono. Sai il cielo quanti anni ti restino da vivere, quindi starai pensando a trovare un erede. Sai chi sarebbe perfetto? Clay. D'altra parte è il figlio che hai sempre voluto, no? Che roba. Un ex contrabbandiere al comando della corazzata Jacobs. E io mi limiterò a vivere la mia vita. Sono un cane con la pistola. E per tutti i figli di puttana dell'universo questo mi squalifica dall'essere Jacobs. Ma Alistair non c'entra niente, capito? Queste parole sono mie. Oh, e non farti problemi a far strage di seguaci dei Calypso lungo la strada. Servitù, seguaci, tutti sacrificabili per me, quasi quanto voi cacciatori. Cioè, ma è possibile che ogni volta che prendo qualcosa mi devo stare immobile e non fare un cazzo perché sennò mi partono altri diacoli? Ma porca di quella troia, vabbè. Ho un lavoretto per te, c'entra una strega, quindi niente di buono. Vabbè, grazie. Ehi là, salve. Sono Murlo con la U come urlo, stregone del settimo Aleph ed esperto di tutto ciò che è infiammabile. Vicino alla palude vive una strega che mi sta dando qualche grattacapo. Sospetto che abbia infranto il patto. Dalle una mano con qualche faccenda e intanto cerca di scoprire cosa sta combinando. Si chiama Azalea Splinters ed è matta come un cavallo. Devi scoprire se ha davvero infranto le regole del patto di cui facciamo parte. Ed è un patto con la P maiuscola, bada bene. Roba segretissima, occultissima. Beh, mi sembra una cosa buona. Tanto è qui vicino, vero? Sarà a due passi proprio. E sarà una cosa facilissima. Porca vacca, vediamo un po'. Eccoci qua. Sì, sì, sono io. Io andrei subito alla quest. Sì, da pronto devo tornare indietro sicuro. Non farle nervosire, cacciatore, è pur sempre un'esperta di magia nera. Ehi là! Mi hanno detto che hai bisogno di aiuto. Tu devi essere l'assistente che avevo richiesto. Eccellente! Vai nella palude e raccogli dei funghi sboccianti verdi, come richiede la mia ricetta. Pippi, la mia cercatrice di funghi di fiducia, ti mostrerà dove trovarli. Purtroppo non so ancora distinguere i funghi verdi dai rossi e a me servono solo quelli verdi. Ma perché smettono sempre di parlare tutti? Vabbè, comunque sia. A chi tocca? Per cambiare un po', dai. Vediamo un po'. Non devo prenderlo, vero? Segui. Ah, devo solo seguirlo, ok. Che cazzo è che rompi coglione? Ma porca di quella vacca. Così siamo a posto. Ok, andiamo pure. C'è qualcun altro? Evidentemente sì. Appena capisco da dove vengano. Mi scusi, sai, è stato più serio. Carmine, ti ha mandato a raccogliere dei funghi sboccianti verdi? Già che sei lì, non è che ne raccoglieresti alcuni rossi per me? Se Azalea ha veramente infranto il patto, sospetto che ti torneranno comodi prima o poi. Fidati di Murl. Va bene, io faccio, No, ho sbagliato, scusate. Dove cazzo è il fucile a pompola? No, la pistola. La pistola? Ok. Ok.
Perfetto, grazie. Molto gentilo. Molto gentilo. Adesso prendo tutto quanto, non vi preoccupate. Sto a prendere tutto quanto. C'è un claptrap. Sento odore di claptrap. Salve signor claptrap. Oh, qualcuno ha fatto da stuzzichino per un sauriano. Siamo deliziosi a quanto pare. Grazie a quel modificatore multifunzionale di personalità ultra premium, la mia amica sarà in grado di farsi piccola piccola e mettersi in mostra nello stesso momento. Divertente. Ok, direi che abbiamo fatto tutto. Cioè, nel senso buono, insomma. Hai una pessima postura, è quello che ti frega. Lo dicevo anch'io prima, insomma, pensavo anch'io. Insomma. Ok. Ce n'è un altro qua. Qua. Che cazzo c'è qua? Oh, vedo un cazzo. Ok. Qui c'è qualcuno. Salve. È stato proprio positivo ora. Qua. Salve. Oh, qualcosa qua. Non c'è un cazzo. Pazienza. Arrivo, signor Coso. Sto arrivando. Vedi qua. Cioè, poi proprio si sfoga, eh. Tieniteli belli stretti quegli altri funghi rossi. Ti torneranno utili fra un minuto o due. Vedrai. Un minuto o due? Facciamo un countdown. Ah, bene. Hai funghi sboccianti a sufficienza per i miei... scopi. Scopi. Torna pure. Comincia l'infusione. Ok, sto arrivando, datemi secondi, cioè, due secondi. Questo corre come se ci avesse pepe nel culo, per carità, insomma. Eccoci qua. A posto. Ora, tesorino, se potessi essere così gentile da mettere tutti i funghi nel mio fedele paiolo. Mi fido proprio di lei in un modo proprio, eh? Grazie ai funghi, i miei servitori saranno più forti che mai! Per la gloria dei miei signori e padroni, i Calypso! Avanti, i miei servitori! Scatenate il potere della pozione di Azalea! Ebbene sì, so benissimo chi sei! Ti annegherò nella palude, svuota cripte! Ma, vedremo. Hai pronto? Il patto. Non abbiamo scelta, dobbiamo ammazzarla. Il cancello è protetto da un incantesimo, ma Murla aveva previsto tutto. Portami i funghi sboccianti che hai con te e ce ne libereremo in un battibaleno. Perfetto. Non mi stupisce affatto che abbia deciso di infrangere il patto. Adorare i due sirenetti è una palese violazione delle nostre arcane leggi. Noi stregoni del settimo Alep, noi adoriamo l'osso frantumante, la scheggia nella notte. E coloro che attendono nella mota, adorare due fenomeni dei social media, certe vie sono troppo oscure, persino per il vecchio Murl. Poche lune or sono ho scoperto come creare un devastante infuso esplosivo nel mio umile paiolo. Aggiungi funghi rossi e fai due passi indietro. Ok. Vediamo un po' come fare. Perfetto. Ah, oh, ma tu mi dirai tante cose, vero? Visto? E non solo! Ho caricato un po' di infuso esplosivo in questo lanciagranate. Usalo per superare il cancello, distruggere i suoi paioli e liberarci una buona volta di quella lurida strega! Allora, un attimo, mi svuoto il inventario, così sono a posto. E almeno so che quello che mi dà... Medicine set, baby, medicine set. Una pistola 40? Però... Allora, vediamo un po', togliamo questo... Questo... E questi da valutare, togliamo questo. E per il resto non dovremmo avere più problemi. Ok, prendiamo. Sì, sì, rilassata. Ok, prendiamo quello che ci dà, così siamo sicuri che insomma sì. Devo prenderlo per forza. Vai e colpisci!
Chi osa infrangere il patto verrà punito con la scomunica dalla vita, meglio nota come morte. Ok. Ok, andiamo pure. Dove cazzo devo andare? Perché non mi fai vedere mai le cose? Cioè, boia, sta precisa come... Oh, Save, cosa c'è qui? Save, aspetta un attimo. Vaffanculo. Oh, mamma mia. Che roba che ho fatto. Ho fatto proprio schifo, eh. È qua. Lo vedo. È di sopra. Devo solo capire come salire. Fatemi vedere, sarà una cosa astrusissima, astrusa. Però lo voglio fare. Scusate qua. Perfetto. Vediamo un po'. E qua. Perché non farla? No, non è questa. Aspetta che ce ne sono due. C'è anche l'antenna. Mamma mia, quanta roba c'è in sto posto. Allora. Non dovrebbe essere difficile. Che cazzarola. Ok, scusate. Ok. Vabbè, tanto questo, comodo, vai. Non mai più risentirti, Radio FDC. Vieni, ti offro qualcosa per festeggiare. Davvero? Continua così e la prossima volta mi offrirò insieme al drink. Oh, santa passa. Arrivo subito, aspettate che devo fare le altre. Oh, porca vacca. Va bene, vediamo un po'. È di qua, Perché non mi sali? Non mi salizioni? Non va. Quindi c'è qualcos'altro che devo fare. Ci deve essere un modo per capirlo, perché non è difficile. È strano che non mi salga. Accidenti! Allora, vediamo un po'. Ah, beh, qua. Ho tanti bei ricordi di questa cittadina. Quante bevute con Monty e sua moglie Margaret. Un giorno stiamo bevendo. Io dico, Monty, perché mi hai fatto venire fin qua? Lui si avvicina e risponde, beh, ho visto cosa è successo quando hai trovato la cripta su Prometea e ho pensato che se c'è una cripta anche sul mio pianeta è meglio che lo sappia per tenere ben lontani gli stronzi codardi come te. Vabbè. Cala il silenzio. Perché rispondo? Allora prendiamo! Morirai, è una cosa, è una storia bellissima, la racconterò ai miei figli quando li avrò. Ok, io adesso credo e penso che debba andare qua. Dobbiamo aprire il cancello, come ha detto lui. Però, strano che non la vedo come quest. Guarda che ce n'è un'altra qua e la segno. Però, fatemi vedere cosa dice la cresta. Magari non l'ha selezionata, strano, Moore l'ha chiesto di scoprire cosa diavolo stia combinando Azalea Splinters, la strega della palude. Teme, infatti, che tu abbia il patto. Allora, io ce l'ho quel coso. Vorrei provare a metterlo un attimo. Adesso quello cazzo sarà questo. Se lo metto un attimo a posto di 4,70 di questo fucile a pompa, che è l'unico che abbiamo, dovrebbe forse, scusate, no, aspetta, quale? Ah, adesso ve lo segna, però. Ok, hai attenzione, però, scusate. Perché così almeno me lo metto a posto, questo, a posto di questo. Negli ultimi tempi ho visto bizzarrie orripilanti di ogni sorta andare e venire da quel posto. Perfetto, sto attentissimo. Benissimo, sono contento. Ma mamma mia, quante queste abbiamo. Un sacco di queste secondarie. Spero ci diano tante belle cose e ci facciano scoprire tante belle cose. Ok, salve. Caos si scatena. Si scatena. Meglio, forza! Ah, questo è un bomboccio. E vabbè. Proteggetemi. Sì, ti proteggo. Ecco qua, protetto. Più che una danza, una mattanza. Okay. La tua ora è vicina. Ah, mi fa piacere, insomma, sì. Ti ha dato qualcosa di leggendario. Dov'è? Aspetta, cioè, ho visto dov'è, sul senso. Fatemi ammazzare sta gente, così almeno ci guarda con calma. Una skin. Vabbè, poteva andare meglio, ma poteva andare anche peggio. Allora, vai. Andiamo pure. Perché la quest non la vedo? Che debba ancora tenere in mano quel cazzo di coso?
Va bene, se proprio sei stronzo, sei stronzo. E non ci facciamo un cazzo. Vabbè. Io adesso ce l'ho in mano, è per carità, però. Ecco, vedete, infatti. Vai. Pagherai per i tuoi peccati, svuota cripte. Ma no, insomma, che cattiveria. Sto arrivando, sto arrivando. Sì, sì, dopo penso anche a voi. Ti ingozzerò di ferraglia. Continua così e dovrai vedertela con me. Ti scuoierò nel nome della dea regina. Ah, beh. Questa sì che è vita. Opla. Altri? Ecco. Ok. Perfettico. Ok. Cerco un riparo. E qua l'avevo fatto. Aspetta, fatemi affastare tutti, perché se no ci capisco un cazzo. So che questa sta mezzo morendo, però. Ho okay. Il posto che mi aspetta nella grande cripta. Fa tanto piacere per te. Oh. Ok. Ce n'è altri. L'unione fa la forza. Vero? Ma non sempre. Perfetto, adesso mettiamoci in mano questo coso e siamo a posto. Ti pentirai di essere venuta. E avverto, svuota cripte. Vattene ora e forse ti lascerò vivere. Certo, sì, sì. Cosa volevi dimostrare? Mamma mia, cioè, con questa arma ci metto tutta la vita. Che cazzo. Ma che cazzo di arma è? Santa miseria. Ok. Dov'è l'altra? Di qua. Sì, sì, arrivo. Mamma mia, che palle. Se non ho in mano la roba, non mi fa vedere niente. Vedete, così è un po' brutta, però insomma avete capito. È il giorno del giudizio. Ok. Perfetto. Ora basta. L'hai fatto arrabbiare sul serio. Ok. Forze oscure ti attendono. La moda e la notte nera chiamano. Da un cielo infranto invoco la fiamma che ti ridurrà in cenere. Che bello. Io sono Azalea, signora della palude, e porto con me la tua fine. Esagerata. Ok. Oh, salta miserica. Dove cazzo è finita? Signor Azalea. Questo è il destino di chi osa infrangere il patto. Ah. Io e gli altri non ti ringrazieremo mai abbastanza per averci liberato di quell'orrida megera. Ho una ricompensa per te. Vieni pure a prenderla. Ok. Andiamo a prendercela. Altro non c'entra niente. Scusate, voglio capire. Quindi se mi teletrasportico qua, faccio prima, giusto? Sì. Ma beh, i biscotti che portava agli incontri settimanali di taglio e cucito del patto erano disgustosi. Vabbè. Comunque abbiamo fatto anche questa quest. Guarda, ho preso il mio infuso esplosivo e ne ho fatto un mod per le granate. Le hai proprio dato una bella lezione a quella stronza, voglio dire, estre. Allora, adesso è vuoto e ci mettiamo il nostro fucile a pompa. Com'è che l'ho chiamata? Ma chi se ne frega, tanto è morta. Allora, il mod granate ci guardo, ma tanto insomma non penso. No. Va bene, adesso andiamo verso la cresta, quella nuova, che volevo andare un attimo a vedere. Se avete pazienza, la prendiamo, poi ci salutiamo. Insomma, sì. Vediamo un pochino. È di qua, dritto per dritto. Vediamo un pochino se ci arrivo, perché io le cacate le faccio sempre, le strade le sbaglio sempre. Faccio così di solito. Però sembra giusto, dai, forse ce la facciamo. Ah, è la caverna. Ma che cosa meravigliosa. Andiamo un po' alla grotta, la caverna, grotta, insomma. Ok. Per carità, qui mi faceva comodo venire, però non è questo il posto. E quell'altro. Perché si capisce sempre molto queste mappe. Almeno io mi perdo sempre. Ecco qua. Guarda, sono già tutti morti. Sì. Che cazzo è? Vediamo.
è ovviamente fatto benissimo sto gioco, come cazzo si fa a vedere. Vabbè ragazzi, dai, ci salutiamo qua, che così vado direttamente là, perché era un altro livello, io mi sono confuso come al solito. E quindi ragazzi, come al solito, vi invito a lasciare un like, commentare, se vi piace, fammi sapere cosa ne pensate, e probabilmente vedo sotto la sigla. Ciao ciao.